Mestiere della Terra è un palinsesto, un viaggio che ho creato per il Reggio Parma Festival in seguito a un invito a tabula rasa, in realtà a creare durante un anno qualsiasi cosa che voglio. La mia scelta era di creare un palinsesto che forma nel suo interno una specie di metaopera, creata in tante tappe, che variano tra mostre monografiche, installazioni, grandi eventi, in cui utilizzo praticamente tutto il mio arsenale artistico, da pittura, fotografia, video art, installazioni sonore, a opere relazionali, opere performative, partiture. È tutto come un'indagine su questo confine tra uomo e animale, un confine che c'è, ma in realtà anche non c'è, se pensiamo a noi come una parte integrale di regno animale. E dove il mostro, il concetto del chimera, dell'ibrido, del sogno, che poi viene realizzato in mille modi, come un quadro allegorico, come un affresco, in cui alla fine, spettatore rimane sempre, in qualche modo con le domande e non con le certezze. Una cosa che appartiene a molte tradizioni umane, molte civiltà, è proprio il rito di separazione dall'essere animale. Può pensare anche al battesimo, alla circoncisione, come un momento in cui segnali che a questo punto appartieni a una cosa non animalesca. Mentre che nella mia visione è proprio l'animale che deve essere ritrovato dentro di noi. Dentro Bestiario della Terra ci sono alcuni elementi che sono come delle metafore o spazi di riflessione, ci sono alcune equazioni che anche forse possono portare anche qualche elemento di allarme, ma anche allo stesso tempo una gioia che prima hai detto questo termine di rito d'arte, in cui possiamo anche cercare di trasformarsi. Uno dei grandi vantaggi che ho lavorando in Italia è l'essere forestiero. È come che per Matera Capitale della Cultura ho realizzato Urla con oltre 300 artisti sonori lucani, reclutando maschere, comunità intere, o come la mostra di Nephilim, Marino Marini, lavorato con l'artigianato toscano, con tutte le sue sfaccettature, eccellenze. Ce l'ho questo privilegio di vedere territorio con occhi vergini e quindi essere emozionato, meravigliato. Se si tratta del territorio inteso come paesaggio, la pietra di Bismantova citata da Dante, Lago del Ventasso, Delta del Po, o come un tessuto umano che ha dentro di sé anche una grande eccellenza. Ecco, per me un artigiano non è mai un realizzatore, non è mani che plasmano la mia idea, ma è un co-creatore con cui c'è un dialogo aperto e curioso. Forse per il fatto che io vengo dalla musica, essendo per anni compositore, per noi il solista che esegue la partitura è una persona venerata e quindi va sempre citata, va sempre rispettata, ma anche il dialogo è quello che può far nascere tante belle cose. Anche i non artisti che vengano coinvolti in un'azione performativa che poi portano la loro intimità. Ecco, quindi dentro questo elemento anche rientra il teatro. A teatro da cui provengo, che diventa un elemento, diciamo, una fucina creativa con
con cui si può creare grandi cose.